Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi full day of eating. Così vi spiego un attimo dove sono, che cosa sto facendo, quali sono i miei obiettivi attuali. Insomma, sfruttiamo questo video un po' per chiacchierare. Il full day of eating passa un po' in secondo piano, però ci tenevo a farvi vedere un attimo come mi sto gestendo in totale sincerità. Infatti vi avviso subito, non vedrete il full day of eating bello carino del fitness influencer che fa tutte le cose perfette, che vi fa vedere anche quello che probabilmente non mangia mai. Non so perché mi sono svegliato polemico oggi, però oggi vi faccio vedere proprio tutto quello che mangio, chiaramente quello di cui ho voglia oggi, e mentre mi preparo la colazione vediamo anche un po' come mi gestisco. Andiamo. Allora ragazzi, primo pasto, chiaramente colazione. Solitamente come mi gestisco? Mi sveglio presto la mattina, o meglio non a quest'ora, sono le 10:30, manca circa un'oretta e mezza prima dell'allenamento. Mi sto trovando bene a fare una colazione veloce e liquida. Ok, quindi farina d'avena e proteine in polvere, ok? Non guardate la marca perché non ci pagano. Allora, quello che faccio è shaker, prendo lo shaker e vado a mettere a sensazione. Perché a sensazione? Ve lo spiego, perché in questo momento mi sto gestendo molto così, ok? Facciamo un breve recap. Arrivo da una gara fatta a novembre, una gara di street lifting, la mia ultima gara, non ultima gara perché magari non ne farò più. Probabile che non ne faccia più, però fa niente, proprio perché è l'ultima, nel senso che non ne ho fatte altre dopo, in cui pesavo appunto poco più di 70 kg, mentre adesso ho raggiunto il peso più alto nella mia vita e sono proprio stamattina ero 77 e mezzo, quindi tanti chili in più. Infatti non vi farò vedere la condizione oggi. Perché? Perché considerando il fastidio al ginocchio, vari infortunetti che ho avuto, non veri e propri infortuni gravi, ho deciso che non mi conveniva più stare ad un peso basso. Chi mastica un po' del settore lo sa, più si è esili e più tendenzialmente ci si può far male. Quindi ho deciso, anche un po' per troppo stress mentale, di iniziare a mangiare un po' come volevo, cercando di spingere bene, allenarmi, riprendere a essere bene costante in palestra. E devo dire che ci sono riuscito, sono molto contento. Comunque mi sono tolto quei crucci mentali della fase di massa, tra virgolette, dove ci si vede un po' più sporchi eccetera eccetera. Mi sento bene così, e se un atleta sta bene a livello mentale poi in palestra riesce ad esprimersi bene. Io so che devo migliorare tanto in palestra, quindi per il momento questa condizione mi va strabene. A livello di allenamenti lo vedrete, non sto più allenando muscle up, trazioni poco, dip zero, perché appunto il peso è tanto, perché voglio migliorare appunto negli esercizi di accosciata, squat, gambe eccetera eccetera, e poi quelli li prenderò tranquillamente più avanti perché so che ci posso migliorare tranquillamente. Ok, smettiamo un attimo di parlare, iniziamo a inserire i vari nutrienti. Io solitamente faccio 3-4 scoop in base a come mi sento. Come detto, in questo momento non sto pesando nulla, anche se vedete la bilancia lì, ma è solo per il video. In questo caso ho messo 45 grammi di avena, avrei potuto metterli decisamente di più. Qui abbiamo le proteine in polvere che stanno per finire, quindi io direi di rovesciarcele dentro. Ok, ce le mettiamo tutte e basta, siamo arrivati a 75, quindi 30 grammi di proteine precisi. Allora, ho messo 45 grammi di avena e 30 grammi di proteine. L'ho pesato solo per il video, solitamente non peso, vado molto a sensazione in base a quanta fame ho in quel momento. Ci mettiamo un altro scoop di avena, visto che appunto ci alleniamo tra un'ora e mezza, quindi tra un bel po', e questo pasto solitamente comunque si digerisce molto in fretta, e quindi me lo posso permettere. Non mangerò praticamente nulla se non magari un frutto poco prima, quindi va bene così. Latte parzialmente scremato, che è finito, quindi vediamo se ce n'è ancora. Anche qui cubi, ok, tanto bisogna crescere, e sostanzialmente questo è il primo pasto. Poi il pasto lo farò, un altro pasto lo farò dopo essermi allenato, quindi se mi alleno alle 12 più o meno, fate un paio d'ore, qualcosina di più forse, quindi il primo pasto lo farò 2:30, 2:30, 3. Quindi abbondiamo. Allora, l'accoppiata non è il massimo, però è buono, nel senso che comunque mi è rimasta la farina d'avena gusto torta al limone, e le proteine io le prendo sempre al cappuccino, quindi l'accoppiata non è dei migliori,
però è buona uguale, quindi ci sta bene così. Allora, ci metto anche un mandarino e mentre lo sbuccio vi spiego che cosa sto facendo adesso, appunto quali sono i miei obiettivi e tutto quanto. Allora, praticamente adesso mi sto allenando sfruttando un po' le alzate del powerlifting, un po' perché sto facendo della formazione a riguardo, quindi non dico che ho lasciato lo street, però mi sto allenando molto in ottica power perché mi sto formando molto sotto quel punto di vista, quindi sto facendo determinati corsi, workshop, e quindi per anche imparare meglio serve anche la pratica. Ma sto sfruttando proprio queste alzate anche per in questa fase in cui appunto sono un pochettino pesante, voglio andare a costruire, per comunque mantenere l'allenamento in ottica anche sviluppo della forza, ecco, per mantenere le unità motorie belle attive, possiamo dire. Adesso mi sto allenando 4 volte a settimana, ma da questa settimana o forse dalla prossima passerò a 5. Sto dando comunque tanto spazio ai complementari muscolari, ma tendenzialmente alleno abbastanza le alzate. L'obiettivo adesso è riprendermi, sistemare bene appunto il fastidio al ginocchio, che sta andando benissimo, ho recuperato benissimo, quindi sullo squat adesso inizierò a martellarci un pochettino di più e andare a costruire della massa muscolare soprattutto nel lower, perché sennò non ne usciamo, ragazzi. Ma cosa estremamente più importante, riprendere costante bene con gli allenamenti, senza saltare troppi giorni, fare tutto quello che c'è scritto, allenamenti brevi ma con tanta concentrazione. Questo è quello che voglio fare in questo momento, quindi mangio e ci vediamo dopo, ragazzi. Chiaramente, ragazzi, non si può solamente fare gli atleti in questo mondo, per sfortuna o per fortuna mia, visto che mi reputo molto più un coach che un atleta, quindi adesso si inizia a lavorare, perché ho alcune schede da consegnare, qualche programma da aggiornare di certi ragazzi veramente veramente interessanti, veramente forti, che vi farò vedere più avanti, e quindi niente, ci mettiamo sotto. E se per l'alimentazione, ragazzi, è importante non essere stressati, non fare mille robe, stare molto sereni mentalmente, per l'allenamento, se volete essere degli atleti, chiaramente dovete dare il massimo, il 100%. Anche sull'alimentazione non fraintendetemi, però potete essere un pochettino più larghi nell'allenamento. Se avete degli obiettivi, dovete andarveli a prendere e fare esattamente quello che vi possa permettere di raggiungerli. Se volete sapere come potreste migliorare e raggiungere i vostri obiettivi, in descrizione trovate il link per scrivermi. Ragazzi, mentre stavo lavorando ha suonato il corriere, e ogni volta che suona il corriere è come se tornassimo a Natale da bambini. Quindi oggi unboxing, vi faccio vedere. Questo pacco arriva direttamente da Kaizen, che se avete visto il video precedente è il mio sponsor per quanto riguarda l'attrezzatura sportiva, quindi vi faccio vedere che cosa è arrivato. Olè! Primo prodotto utilissimo, una delle cose più indispensabili secondo me in palestra, polsini. Andiamo a vederli, polsini rigidi, quindi una bella resistenza, un bel supporto al polso, questi sono ottimi ottimi per panca piana, dips, military press, insomma se caricate un bel po' di chili o anche se non caricate comunque tanto, questi vi danno un supporto pazzesco, qualità veramente top. Poi secondo prodotto, gli straps, questi li ho sempre utilizzati poco nei miei allenamenti, perché chiaramente trazioni, muscle up, pochi complementari di tirata, ma devo essere sincero, sono uno degli strumenti, attrezzatura più utili in palestra, soprattutto adesso che sto facendo molti rematori, lat machine. Questi mi stanno tornando veramente veramente tanto utili, e questi di Kaizen sono veramente con una qualità che faccio fatica ad esprimere, perché sembra che appunto lo dico solo perché mi mandano i prodotti, ma non è assolutamente così, lo sapete quanto ci tengo alla qualità. In particolare questi hanno questa gommatura che fa sì che ci sia molto più grip quando andiamo ad eseguire gli esercizi, è molto soffice sul polso, quindi bellissimi, veramente veramente belli. Chiaramente li ho già provati, non è la prima volta che mi arrivano, quindi so quel che dico. Allora, queste dovrebbero essere le gomitiere, molto 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 utili nei dip, perché ti danno un supporto all'articolazione pazzesco e anche un minimo di risposta elastica. Anche qui la qualità del tessuto è veramente veramente altissima. Diciamo che la gomitiera ve la consiglio solo se realmente fate un dip importante o avete avuto dei problemi ai gomiti, allora in quel caso la consiglio, altrimenti se avete comunque poco budget, dopo vi dico secondo me quali sono le cose essenziali da avere nel vostro kit da palestra. Adesso questo
queste sono le ginocchiere morbide. A me piace molto questa ginocchiera di Kaizen perché risulta molto aderente. Per la mia tipologia di gamba è perfetta. E come vedete è una ginocchiera comunque molto lunga. A me piace molto questa cosa. Nonostante sia morbida, comunque la risposta è abbastanza importante. Vi dà un buon supporto al ginocchio. Questo ecco è l'articolo, il prodotto che vi consiglierei proprio a tutti di acquistare, assolutamente. Adesso, dulcis in fundo, il prodotto migliore di tutti in assoluto: la ginocchiera stiff di Kaizen. La ginocchiera da competizione, la ginocchiera quella strong che vi dà chili importanti in squat e che utilizza anche Luca Romano nei suoi allenamenti. Le ha utilizzate in gara, anche in FIPL, quindi si possono usare ovunque. Andiamo a vederle. Questa è la ginocchiera che ha permesso anche a me di fare il PR in gara di squat, perché Luca me l'aveva prestate e devo dire veramente veramente toste. E sono la ginocchiera, io le ho provate tutte, che personalmente mi calza meglio e mi dà una risposta più bella proprio sulla gamba, sullo squat. Cioè, come vedete, devo impegnarmi, faccio fatica a piegarle. Adesso non sono perfettamente tonde, però vi assicuro che se schiatto. Ok, avete visto? Cioè, ho reso l'idea. Adesso, che cosa vi consiglio? Cioè, che cosa dovete avere? Se ambite a fare gare, ragazzi, approfittate del drop che ci sarà il 10 marzo per acquistare queste ginocchiere, perché avranno un prezzo irrisorio proprio. Quindi, se tanto dovete acquistarle prima o poi, vi conviene approfittare del drop. E tutto questo, chiaramente, con il codice Zocco, lo potrete prendere con un 10% di sconto, che chiaramente su una spesa, tra virgolette, importante di un kit completo, sono bei soldini che andate a risparmiare. Quindi, essenziale, proprio devo prendere una cosa: ginocchiere morbide. Sicuramente che potete usare dappertutto, pressa, squat, tuck squat, qualsiasi cosa. Sicuramente polsini, dip, panca, military press, ogni esercizio di spinta, il polsino va bene, va benissimo. Gli straps io sinceramente li prenderei, perché vi danno un'ottima mano negli esercizi con manubri, per esempio anche uno stacco rumeno con manubri, uno stacco rumeno con bilanciere. Cavolo, se voglio sfruttarlo per bene sul femorale eccetera eccetera, non devo star lì e pensare alla presa, tutto quanto. Quindi straps super super consigliati a mio avviso, però vengono dopo. E per ultima io metterei la gomitiera. Perché per ultima? Se non avete problematiche ai gomiti e tutto quanto, la metterei per ultima, proprio se avete del budget in più. Altrimenti sinceramente andrei su altro. Questo è tutto, ragazzi. Magari faremo un video, anzi farò un reel più approfondito su ogni singolo prodotto, però vi assicuro, ragazzi, purtroppo non ve li posso far toccare, che la qualità è veramente pazzesca. Provare per credere, e soprattutto i prezzi saranno pazzeschi. Quindi 10 marzo, rimanete connessi sui miei social per sapere effettivamente quando ci sarà il lancio, perché vi aggiornerò. Potrete entrare in lista prioritaria per accedere prima, perché probabilmente, ragazzi, andrà tutto sold out in pochissimo tempo, quindi già ve lo dico. Codice Zocco, mi raccomando. Ed eccoci qua, allenamento finito, squat volume, panca variante tecnica, insomma avete un po' visto, poi vi spiegherò meglio come sto strutturando gli allenamenti. Poké, sono sincero, mangio spesso fuori, comunque ordino spesso, il poké è anche una scelta abbastanza salutare rispetto a quello che faccio di solito, per cui sto un po' barando, però vi faccio vedere quello che ho preso. Abbiamo un po' sbagliato perché abbiamo scelto un poké un po' costoso, avevamo degli sconti in altre pokerie, però fa niente, e questo è il mio.
hanno gamberi, salmone, cipolla croccante, un po' di cipolla, pomodorini, avocado, roba semplice. Invece questo, quello della mia dolce metà, cosa hai preso? Allora, cipolla croccante, carote, Philadelphia, salmone, tonno e basta, pomodorini. Ok, tanto con la fame che ho va benissimo anche il cianuro, quindi mangiamo. Buon appetito. Il poke, ragazzi, comunque ci sta come alternativa quando avete una fame clamorosa, volete qualcosa di veloce, anche se il mio consiglio è preparatevi il riso prima a casa col cuociriso, quando tornate ce l'avete bello che pronto e mangiate subito. Però devo dire che il poke non mi dispiace per nulla come alimento. Anzi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro poke, come lo prendete sempre, visto che ognuno ha il suo. Adesso mangio. Ora di merenda, ragazzi, vi faccio vedere che cosa mangio prima di mettermi a lavorare, comunque mentre lavoro. Mi sono fatto tentare e ho provato queste Pringles Flame Spicy, sono veramente piccantissime, piccantissime. E questo per farvi capire un po' la mia alimentazione, ovvero ho voglia di qualcosa, in questo momento la mangio. Conosco il mio corpo, so che riuscirò ad entrare in condizione facilmente. Sono uno che dimagrisce molto in fretta, ma fa fatica un po' a costruire, quindi mi prendo un po' di libertà. E poi un semplicissimo Powerade da sorseggiare mentre lavoro. Quindi adesso vado a correggere le esecuzioni dei miei ragazzi, perché giornalmente correggo sempre i video per fornirgli tutti gli input, gli spunti interessanti sulle loro alzate. E niente, questa è la merenda. Eccoci qua. Ciao Christian. Allora, vediamo le esecuzioni. Andiamo a vedere lo squat. Ho già visto qualcosina, mi sono fatto un'idea più o meno. Allora, l'unrack deve essere fatto un po' meglio. Sei molto frettoloso, hai tanta voglia subito di portarti dietro, intanto cerca di stare comunque dentro il rack, quindi non uscire fuori. Allora qua devi rilassare, ok? Non hai ancora staccato il bilanciere, già stai tornando indietro. Stabilizza, rilassa, ok? Rilassa le spalle, fai sì che il peso non sia, cioè non devi essere rigido, ok? Non devi subire il peso. Da qui devi fare un po'. Ok ragazzi, parliamoci chiaro, questo forse è uno dei peggiori full day of eating che avete visto su YouTube, chiaramente. Ma ci tenevo a fare questo video per essere completamente onesto, farvi vedere che avrei mangiato riso e pollo, merluzzo, così assolutamente non aveva senso. E ho voluto fare questo video per aiutare magari quei ragazzi che hanno paura un pochettino di sporcarsi, paura di mangiare un pochettino peggio. E attenzione, non sto incentivando nessuno a non seguire una dieta. Chi mi conosce sa quanto io spinga per avere un piano nutrizionale fatto bene, per seguire tutta la lettera se si vogliono ottenere determinati risultati. Però quello che voglio far capire a voi è che un atleta deve stare bene, deve stare bene mentalmente, deve avere la possibilità di esprimersi, deve avere la possibilità di essere leggero mentalmente. E costringersi a fare una dieta troppo restrittiva non ha assolutamente senso. Quindi se vi va di mangiare quel cioccolatino, se vi invitano quella volta a cena fuori, non rifiutate, chiaramente se vi va, perché veramente quello che conta in questo sport è che voi arrivate in palestra e siete liberi mentalmente di dare, siete sereni, non siete stressati, perché lo stress è quello che vi limita di più. La dieta chiaramente deve supportare la nostra prestazione e un atleta d'elite dovrà fare di tutto per massimizzare la prestazione. Ma ciò che è più importante è che voi imparate ad allenarvi, che magari vi affidiate a un coach, che imparate i movimenti, insomma che date tutto in palestra come primo step. Poi una volta che tutto questo è ottimizzato potete sicuramente andare ad implementare un piano nutrizionale, qualcosa che sia affine a voi. E mi raccomando ragazzi, questa è una cosa sbagliantanti, se avete un nutrizionista parlate con questo professionista, un nutrizionista, un coach eccetera eccetera. Se qualcosa che fate non vi fa piacere, vi è pesante, parlatene. Se il professionista è bravo si può sempre arrivare a un compromesso, oppure banalmente vi può spiegare qual è la strategia dietro quello che state facendo in modo tale da farvelo fare con più voglia. Ho sempre ribadito quanto per me sia importante fare tutto al 100% se avete degli obiettivi concreti, però chiaramente dovete stare bene. Detto questo ragazzi, io vi invito sempre ad andare in descrizione se volete un percorso professionale, se volete essere seguiti da me, e direi che possiamo vederci tranquillamente al prossimo video, raga. Bella. Alla fine ieri a cena sono rimasto a mangiare dalla mia ragazza, ha cucinato sua mamma, ha mangiato quello che volevo. Ma mi sono allenato da Dio ieri, quindi molto bene.